Tu sei una giovane imprenditrice in Danimarca. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza di apertura di una piccola libreria? Più che altro l'ho fatto per necessità. Cioè, a me servivano i libri in italiano a Copenaghen, in Danimarca. Non c'erano, quindi ho pensato, vabbè, provo io. Vendi solo libri italiani in questa libreria? Libri che riguardano l'Italia, quindi con relazione in qualche modo all'Italia. È andato bene per il fatto che sono l'unica che faccio questa cosa, l'interesse c'è e vedo che iniziando si è sviluppato molto velocemente. Qual è il rapporto secondo te fra i giovani italiani e il lavoro? Che idea ti sei fatta dei giovani italiani? Partendo dal discorso dei bamboccioni, il fatto che molti italiani vivono con i genitori fino a 30, anche di più anni, ho un po' l'idea che i giovani italiani non sono tanto intraprendenti quanto possano essere i danesi che però sono aiutati, hanno il sostegno dallo Stato. Che sussidio avete mensile in Danimarca quando studiate? Allora, quello che almeno ricevo io, intorno ai 650 euro al mese, è tipo un regalo, non so per dire, non so altro modo, ovviamente paghiamo un livello di tasse che lo sostiene questa cosa. E l'università ha le sue tasse a pagamento o è gratuita? È gratuita. Come secondo te si può valorizzare meglio il turismo qui in Friuli Venezia Giulia? Come la vedo a Copenaghen, stiamo molto focalizzando su far conoscere la città, però in ambito tematico. Cioè vai ad esempio alla zona dove vivo io e ti fai che è una zona storicamente di operai, che ci viveva una certa classe sociale, ceto sociale. E in quel senso ti puoi fare il giro della città come vissuta da un operaio negli anni 1920, tipo. Cioè, prendi la zona com'è, come la vive la gente che ci vive lì, e la fai conoscere, perché è questo che manca nel turista quando arriva in una zona, cioè perché la storia è bella e ti puoi fare tutti i giri classici che vuoi, che tipo di 2 ore sentendo la storia di una chiesa, però non capisci la zona in quel senso, capisci la zona vivendo l'esperienza della diga, cioè vedendo le città che sono state distrutte e poi ricostruite, andando dove vanno i locali, cioè la gente della zona, cioè a bere quello che bevono loro. Scenari globali, guerre e migrazioni. Qual è la tua posizione riguardo al problema attuale che sta vivendo l'Europa delle migrazioni? Dal mio punto di vista il punto più importante è che i migranti quando vengono, si trasferiscono qui, per esempio anche in Italia, a volte non vogliono accettare le regole che esistono qua, quindi vengono, portano le sue regole e vogliono vivere così come stavano vivendo nel paese da dove vengono. Ma dal mio punto di vista è molto importante, accettare anche quelle regole che esistono in questo paese e seguirli pure, o almeno stimarli. Non è detto che devono per forza rifiutare quelle tradizioni che ce l'hanno nel suo paese, nella loro religione, ma allo stesso tempo non devono, devono stare bene assieme tutte le culture che ci sono. Quindi secondo me questo è uno dei problemi più importanti. I corsi della lingua, i corsi della cultura, secondo me questa è una delle cose essenziali che potrebbe aiutare a loro a sentirsi meglio in Europa e anche aiutare a quelli che agli europei a sentirsi meglio con le persone che già conosceranno la cultura e la lingua di questo paese, quindi potranno essere in mezzo alle persone con più tranquillità. Nel Vado via o resto, quel gioco che abbiamo fatto, tu hai parlato di poche possibilità di lavoro per i giovani e anche chiusura dei giovani. Io ho parlato, un po' di chiusura, diciamo che lavoro in Bielorussia, lavoro c'è,
Cioè, se uno è sveglio, se sa quello che vuole fare, se ha fatto un po' delle esperienze, per esempio all'estero, tipo Erasmus o altri programmi dello scambio, secondo me è abbastanza facile trovare un lavoro lì. E il problema è che non si paga abbastanza bene, quindi è un po' difficile lavorare, fare quello che ti piace e allo stesso tempo seguire andando all'estero, ottenendo per esempio altre esperienze o facendo altre attività. Quindi tu per poter farlo devi per forza lavorare tanto, ma se lavori tanto alla fine non hai tempo libero per fare quello che ti piacerebbe fare. Quindi questa è una delle questioni più essenziali, secondo me, per i giovani di oggi. Anche siccome abbiamo bisogno del visto per andare all'estero, nei tanti paesi, almeno quelli che si trovano vicino, a parte Russia, noi abbiamo bisogno del visto. Quindi diciamo che anche se vuoi fare un bel weekend da qualche altra parte, in Polonia, in Lituania, in Latvia, tu devi avere il visto. Il visto è anche una procedura un po' costosa, ci vuole un po' di tempo, quindi anche questo è un po' difficile. Scenari globali, guerre e migrazioni. Perché dici che la Polonia su questo argomento viene considerata un po' la pecora nera d'Europa? Nei paesi occidentali dell'Unione Europea, anche e soprattutto in Italia, Polonia, insieme all'Ungheria, sono considerate le pecore nere, i paesi che non vogliono essere solidari con altri paesi nell'accogliere i rifugiati che sono arrivati qui dalla Siria e altri paesi in guerra. Il discorso è stato ripreso anche durante Pordenone Legge, dove Ungheria e Polonia sono state attaccate, possiamo dire. Mentre all'ovest di Europa non si ricorda che abbiamo la guerra anche in Europa, all'est, in Ucraina c'è guerra, uguale, pure muoiono i maschi, pure le donne scappano dal paese per poter mantenere la famiglia. E quando è cominciata la guerra, nel 2013, io all'epoca stavo studiando in Italia, facevo la laurea magistrale, e vedevo che i giovani non sapevano niente. E all'epoca Polonia ha accolto ormai più di 1 milione di ucraini che hanno trovato una vita, come ha detto la ragazza ucraina, dignitosa, lavorano tra di noi, ormai parlano perfettamente la lingua polacca e li consideriamo praticamente i nostri fratelli. Donne, società e cambiamento. Qual è la sua posizione a riguardo, soprattutto sul tema del femminismo? Allora, prima ero femminista, ormai per la questione e situazione della Polonia, un governo sempre più estremo, sempre più di destra e tradizionale, sono diventata un po' la femminista che combatte, perché purtroppo la situazione della donna in Polonia sta peggiorando moltissimo. Tutte siamo molto arrabbiate, tutte noi giovani polacche, perché la moglie del presidente ha detto che tutto quello che lei ha fatto di bello nella vita è merito o del suo padre o del suo marito. A noi è dispiaciuto moltissimo, perché noi siamo grati ai nostri genitori, all'aiuto, a tutto quello che ci hanno dato, però comunque di più abbiamo fatto noi per la nostra vita e quindi non vogliamo assolutamente in nessun modo essere collegate con il suo atteggiamento. Parlando di donne, società e cambiamento, tu hai detto che nei tempi moderni non ci resta altro che tornare alla sorgente, a quello che ci definisce esseri umani. Cosa significa tornare alla sorgente nei rapporti di coppia? Io penso che tornare alla sorgente significa che dobbiamo sconoscere la relazione di nuovo, rispettare qualcuno, amare certamente. E per quanto riguarda, adesso cambiamo discorso, parliamo di lavoro. Il lavoro in Bielorussia, qual è la situazione lavorativa e che prospettive hai tu per il tuo futuro? Un mezz'anno fa il mercato del lavoro è caduto, io penso. Oggi è molto difficile trovare il lavoro per i giovani dopo si sono laureati dell'università, i giovani senza l'esperienza. È anche difficile trovare lavoro alla specializzata dopo l'università. Perciò io penso che la situazione in Bielorussia e in Italia è abbastanza simile nel questo settore. Tu studi economia mondiale. Che consigli daresti alla nostra regione Friuli Venezia Giulia per migliorare la sua promozione turistica? La nostra gente conosce solo le città più popolari come Roma, Milano, Venezia. E loro non sanno
l'altra regione dell'Italia, perciò magari sarà bene di fare la gente conoscere dell'Italia in genere di più. Scenari globali, guerra e migrazioni. E perché secondo te i migranti scappano dai loro paesi? Beh, o c'è un conflitto, una guerra, oppure per un altro motivo non riescono a sopravvivere, non c'è il lavoro. E quindi secondo te qual è una possibile soluzione al problema delle migrazioni? Secondo me bisogna accettare e aiutare i profughi che, se vengono da paesi in disastro, non è che possiamo rifiutarli. Ma poi è anche vero che in Europa non c'è soldi perché tutti vengano qui, quindi penso che bisognerebbe trovare il modo di aiutare a cambiare le infrastrutture nei paesi meno così detto sviluppati. Giovani, lavoro e valori. Tu hai detto che hai lavorato nel sistema scolastico finlandese. Sì. Qual è il feedback della tua esperienza? Qual è stato? È stato duro perché spesso i giovani si comportano molto male, specialmente se sei un insegnante principiante e non hai esperienza con i giovani, loro si approfittano di questa situazione. E sì, in generale mi è rimasta l'impressione che c'è un caos continuo nella scuola, e c'è stato un cambiamento radicale nel ruolo dell'insegnante, che prima era un'autorità suprema che non si poteva mettere in discussione. Sì, sì. E adesso invece gli insegnanti non hanno quasi nessun potere. Non so, forse anche i genitori pensano che un buon modo di crescere i figli è non so, di lasciarli fare tutto. Qual è la situazione del lavoro adesso in Serbia? Ma io ho visto qua in Italia tanti giovani si lamentano, ma io cerco di spiegargli che la situazione può essere anche più difficile, diciamo, tipo sei giovane in Serbia è molto difficile trovare il lavoro, e poi anche se lo trovi i capi di solito non rispettano le leggi, cioè si lavora al nero tanto, poi gli stipendi sono bassissimi e dall'altro lato non sai mai quando puoi essere licenziato, pure per le donne è ancora peggio, cioè per le ragazze a volte devono firmare che in un periodo di 3, 4, 5 anni, non sono anch'io, non saranno incinte, perché così possono essere licenziate subito, e quindi è difficile pensare sul serio riguardo alla famiglia o pianificare qualsiasi cosa. Si rimpiange un po' il periodo dell'ex Jugoslavia? Ah sì, ma forse questo è un fenomeno tipo comune per tutti, sempre la storia sembra più dolce, meno dolorosa, ma da noi ci sono anche le ragioni per fare una cosa di genere, perché almeno la gente lavorava, il posto di lavoro era garantito, quindi forse non c'era tanto lusso, ma si viveva con meno ansia, la gente era meno preoccupata per il futuro sicuramente. E ora giovani cercano di, tanti giovani, non tutti cercano di emigrare, ma dall'altro lato anche all'estero non puoi sapere cosa ti aspetta,
quando vieni in un paese sconosciuto non è facile. Che consigli potresti dare alla regione Friuli Venezia Giulia per migliorare la propria promozione turistica? Italia è piena dei luoghi bellissimi e all'estero sono conosciuti soprattutto, non so, Firenze, Venezia, Roma, certo, però a me sempre piacevano i borghi piccoli d'Italia. Quando andavo a Firenze, cioè è bello visitare gallerie e tutt'altro, ma questi posti sono pienissimi di turisti e è un po' difficile sentire il luogo com'è, sentire che ti trovi proprio in Italia e non vedere solo il flusso enorme dei turisti. Secondo me Regione Friuli Venezia Giulia è molto più tranquillo, poi l'offerta è per me sorprendente. Alla fine passi qua e vedi tantissime città che sono piccole ma comunque molto belle, hanno tanto da offrire, quindi secondo me non è abbastanza presentata, diciamo così, l'offerta che questa regione ha.